Bella regà, benvenuti in questo nuovo video e bentornato se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, duplicazione massiva, faremo un veicolo ogni 20 secondi e vi racconto subito cosa serve. Come requisito ci servirà un festival bus raga, che deve stare nel piano 1, 2 o 3 del nostro CEO. Non funziona con tutti quanti i CEO, quindi vi consiglio di usare questo. Un amico che ci dà una mano ragazzi, che ci aiuterà a duplicare. E poi dovremo avere la nostra Issy ragazzi dentro il piano officina dell'arena. A questo punto il veicolo da sacrificare un po' dove vi pare. E niente ragazzi, a questo punto ci andiamo a richiedere il festival bus. Io il festival bus ce l'ho nel CEO piano 2. Quindi ragazzi, per prendere il festival bus su next gen basterà che ve lo fate passare anche all'auto raduno, ve lo comprate. Invece su old gen ragazzi lo prendete con un qualsiasi gift card to friends. A questo punto, una volta che abbiamo preso il festival bus ragazzi, saliamo sul festival bus e lo rientriamo all'interno dello stesso garage di dove l'abbiamo chiamato. Regà, se per qualche motivo strano avete quello con i teschi, non è un problema, ci date 3 o 4 trambate un po' più forte e riuscirete ad entrare. Quindi a questo punto io rientrerò nel 2 perché ce l'ho salvato nel 2 e schiaccio il menu di pausa. Potete anche non farlo, però a me la schermata nera poi mi dà fastidio, quindi io clicco il menu di pausa ragazzi. A questo punto gli diciamo a un nostro amico che stia in lobby con noi regà di avviarci un lavoro da titano. A questo punto, quando il nostro amico avvierà il lavoro a titano, gli diciamo di mandarci un invito ragazzi da Xbox o dal menu PS, in modo tale che possiamo accettarlo. Quindi a questo punto, una volta nel primo messaggio di allerta, gli diciamo al nostro amico di quittare l'attività lavoro da titano ragazzi. A questo punto accettiamo tutte le allerte e sbadabam, se saremo spawnati in questa maniera con il festival bus saremo buggati. Per controllare ragazzi se siamo buggati, scendiamo dal festival bus, proviamo a metterci un'arma in mano, se ce la leva siamo a posto. Quindi a questo punto ragazzi non ci resterà altro che farci invitare dentro il piano officina dell'arena dal nostro amico. Vi ricordo, questa è la parte di chi si bugga ragazzi per far duplicare l'amico. L'amico è il duplicatore regà. Quindi quando mio amico mi invita nell'arena tramite il menu interazione, accetto il messaggio ragazzi e spawnerò all'interno dell'arena. Una volta all'interno dell'arena, semplicemente riesco fuori ragazzi, e in questa maniera saremo buggati per far duplicare il nostro amico. Quindi regà, a questo punto passiamo alla parte di chi duplica. Allora ragazzi, chi duplica semplicemente in questo momento dovrà richiedersi un veicolo. Può tranquillamente chiamarlo dall'MC, quindi diventate Motorcycle Club ragazzi, che vi viene bene, è veloce. E poi prendete una Sanchez, una macchina, quello che vi pare e piace. L'importante è che sia un vostro veicolo personale ragazzi. Quindi raga, a questo punto, quando avete chiamato il veicolo, vi richiamate anche il vostro centro operativo mobile ragazzi, e una volta che è spawnato in lobby chiedete al vostro amico che è buggato di salire sul vostro veicolo ragazzi e portarvi a recuperare il centro operativo mobile. Così in questa maniera lo porteremo vicino all'arena e faremo veramente velocissimo quando facciamo la duplicazione per salvare una Issy dietro all'altra. Quindi regà, a questo punto scendiamo dal com, andiamo vicino al nostro amico che vi ricordo che ha la nostra moto e c'è sopra. Semplicemente cosa facciamo? Facciamo manda al deposito il veicolo. Siccome lui è buggato ragazzi, non farà scendere dal veicolo il nostro amico, e quindi noi potremo entrare dentro l'arena per fare la prima duplicazione ragazzi. Tutti i step che abbiamo fatto in precedenza non dobbiamo farli. Quindi entriamo dentro il piano officina ragazzi, e una volta che siamo all'interno del piano officina andiamo sulla nostra Issy o comunque sia sul veicolo che volete duplicare. A questo punto, quando siete sul veicolo che dovete duplicare, schiacciate freccia destra per entrare nell'officina. Quando siete ragazzi nell'officina, semplicissimo, fate una qualsiasi modifica ai freni o quello che vi piace di più. Una volta che avete fatto la modifica, attenzione, qua raga è fondamentale, dovete fare esci dall'arena, perché se fate esci da qualche altra parte sbuggate il tutto.
Quindi ragazzi, una volta fatto esci dall'arena, che è fondamentale, usciamo, e una volta che siamo fuori avremo già fatto la duplicazione. A questo punto, per fare la duplicazione completa, cosa facciamo? Chiamiamo la macchina da sacrificare, ragazzi. Io in questo caso userò una Deluxe, farò le Issi da 3.800.000. Quindi a questo punto, quando abbiamo chiamato, ragazzi, la macchina da sacrificare e sono passati circa 5 secondi, gli diciamo al nostro amico di scendere dal veicolo, che sarà la nostra moto di prima. E quando scenderà dalla moto, ragazzi, e sbadabam, raga, come potete vedere la targa è cambiata. Adesso, raga, non ci resta altro che andarla a salvare mettendola dentro il COM. Quindi andiamo dietro al COM, freccia destra, e avremo salvato il veicolo. Adesso, per continuare a duplicare, raga, è una scemata. Quindi risaliamo sulla Issi, usciamo con la Issi, ragazzi. Una volta che siamo fuori con la Issi, semplicemente andiamo dal nostro amico, lo facciamo salire. Poi rimandiamo al deposito il veicolo, ragazzi, entriamo dentro il piano officina dell'arena. Una volta che siamo dentro il piano officina dell'arena, saliamo sul veicolo da duplicare, schiacciamo freccia destra, e una volta che abbiamo schiacciato freccia destra facciamo una qualsiasi modifica. A questo punto facciamo esci dall'arena, ragazzi, e una volta che siamo fuori dall'arena dobbiamo richiamare il veicolo da sacrificare. Una volta che abbiamo richiamato il veicolo da sacrificare mi sta scappando da ridere, raga, è troppo veloce. Una volta che abbiamo chiamato il veicolo da sacrificare, semplicemente diciamo al nostro amico di scendere dalla macchina e mettiamo la macchina dentro di nuovo il COM. A questo punto, quando siamo dentro il COM, riscendiamo con la macchina, ragazzi, facciamo risalire il nostro amico, rimandiamo la Issi al deposito. Una volta che abbiamo mandato la Issi al deposito, rientriamo dentro l'officina, ragazzi, dentro l'arena, nel piano officina. A questo punto, quando siamo all'interno, fate un giretto intorno come ho fatto io. Una volta che avete fatto il giretto, andate sulla Issi, schiacciate freccia destra. Una volta che avete schiacciato freccia destra, fate una qualsiasi modifica, ragazzi. A questo punto fate esci dall'arena, e una volta che siete fuori dall'arena, regà, dovete chiamarvi il veicolo da sacrificare. Una volta che sono passati 5 secondi da quando avete chiamato il veicolo da sacrificare, dite al vostro amico di scendere dalla macchina. Una volta che il vostro amico sarà sceso dalla macchina, ragazzi, semplicemente cambierà la targa. Quando la targa è cambiata, entrate nel COM e avete salvato anche questa duplicazione. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video da tutte le parti, iscrivetevi sul canale Viola, ragazzi, attivate la campanellina e alla prossima. Bella, ragazzi!